Ciao a tutti ragazzi da Corazzo9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Apertura di 5 bustine di nero e bianco tesori leggendari, busta di espansione, ovvero Legendary Treasures. Non so se lo fa fare in italiano addirittura, come lo scrive in italiano, non lo so, un'altra scoperta ragazzi. Dopo aver aperto Colpi Furiosi in anteprima, grande. Abbiamo questo che ci rimane. Allora, l'accezione plasma lo tengo ancora per un po', nel senso che sarà spero di aggiungere, mettete almeno un altro paio di bustine per fare un'apertura da 5 di vecchi nero bianco. Poi che abbiamo un numero giusto giusto di 5 bustine di Legendary Treasures, voglio assolutamente qui cosa vuol dire? Scusatemi, ma vedo sto, non lo so. Apri. E questo non posso aprirle? Ah, tipo sì, ok. Quindi ragazzi, apriamo queste 5 bustine di Legendary Treasures, che sono delle bustine davvero particolari, perché troviamo rare, ex, radiant, ultra, full art, di tutto. Qui troviamo per esempio Kyurem Holo, grandissimo Kyurem Holo. Io vi invito ad andare a vedere nel canale le aperture che ho fatto di Legendary Treasures, che tipo ho trovato il mondo. 5 bustine ho preso proprio, quelle diciamo fisiche vere, che sono queste qua appunto che avevo riscattato, e ancora da anni praticamente che non le riscattavo. E di raro, come abbiamo trovato? Kyurem e basta, ok. Shackle, bellissime sono queste carte ragazzi. Come è successo nella Legendary Collection del primi set, succede anche questo. Poi richiami delle leggende, tutte cose così. Succede anche questo. Queste sono nuove carte ragazzi, davvero bellissime. Vediamo se riusciamo a trovare addirittura una ex. Qui chi troviamo? Bellissimo questo artwork. E qui? Oh, uno Zapdos. Guardate che belli gli effetti che hanno fatto nel computer. Bellissimi. Mancano altro paio di bustine. Oh, Emolga full art, Emolga ultra, chiamatelo come volete. Vedete qui della Radiant, Radiant Collection sarebbe RC. Comunque sono italiane ragazzi, adesso lo sto notando. Sono hanno fatto italiane allora. Non so se esistono nel mercato vero, no, non credo proprio. Tra l'altro un Gyarados raro bellissimo. Un'altra rara, ma quante rare ci sono in un pacchetto ragazzi? Questa Legendary Treasures è pazzesca. Questo è un Dragon che per me vale come una rara, perché è un po' come anche ad oro. Questo Gabite che è un artwork pazzesco, anche Deino qui, mamma mia ragazzi, che artwork. Ultima bustina per questa volta, spero di aver fatto abbastanza veloce. C'è un Magikarp, Magikarp, dai scherzo. Però è tipo foil, quindi sono contento. No, guardate che figherrima questa qui. Brutto dire figherrima, però. Guardate che roba questa qua della Radiant. Questa qui, guardate che roba. Io devo finire questo set anche nella realtà, invece l'ho preso solo 5 pacchetti totali. Guardate questo Charmander poi ragazzi. Va bene ragazzi, quindi un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Come al solito ragazzi, dai, un bel numero di pollicioni su ci sta per queste grandissime aperture. E mi raccomando, vi aspetto in un prossimo video apertura. E ripeto, come ho detto nel prossimo video, magari questi qui li sto registrando un po' di seguito, invece li pubblico un po' alla volta, quindi magari li vedete un po' in ritardo. Ma non importa ragazzi, quindi un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Un saluto a tutti dal vostro caro 019. Ciao ciao!